Mister Tarabotto, andate in archivio la prima partita, un punto, abbiamo visto un Vado molto bene sotto il profilo atletico contro una squadra davvero molto ostica come il Forte Querceta. Ma abbiamo patito secondo me i primi 10 minuti, probabilmente a livello di mentalità loro, che è una squadra organizzata, preparata, e i primi 10 minuti abbiamo un po' patito. Abbiamo giocato poco la palla nel primo tempo secondo me, e l'ultimo passaggio abbiamo sbagliato la situazione qualche volta, perché siamo arrivati 3-4 volte che probabilmente con una scelta migliore potevamo andare a buttare la palla dentro. E loro poi, vabbè, hanno trovato questo gol, niente da dire, e comunque hanno dei giocatori esperti che conoscono la categoria, e probabilmente questa è stata secondo me un po' con la piccola percentuale di differenza che abbiamo un po' patito. Poi però devo dire che abbiamo iniziato a giocare la palla e abbiamo fatto piuttosto bene. Secondo tempo forse eravamo un po' piatti con la linea dei quattro, poi abbassando il centrocampista e mettere il trequartista dietro le due punte probabilmente abbiamo fatto meglio. Potevamo anche vincere la partita secondo me, però io credo che come prima partita, anche per me che è la mia prima partita di un campionato di Serie D, conto comunque una squadra strutturata, organizzata, e devo dire che i ragazzi hanno fatto veramente bene e siamo contenti e iniziamo a conoscere secondo me la nostra, cioè la nostra potenzialità, che possiamo migliorarla, possiamo portarla in alto, e dobbiamo essere contenti della prestazione che abbiamo fatto, perché non era facile. Forse la nota positiva è proprio la reazione, il modo di stare in campo del Vado contro un avversario di categoria molto ben quadrato come il Querceta. Negli scorsi giorni ha anche chiamato un pizzico di unità in più a livello di spogliatoio. Come sta procedendo l'integrazione dei nuovi ragazzi? Ma difatti devo anche dire che secondo me, anche quando ho tolto Alessio, ho fatto entrare Piu, ho tolto Gagliardi, ho messo Amza, ho fatto entrare Gallo, ho tolto Tomasini, e ha giocato portiere vecchio al posto del giovane. Devo dire che i ragazzi secondo me sono intelligenti, e come io aiuto loro, loro devono aiutare me. Se c'è questa, non voglio chiamarla regola, ma se c'è questo aspetto positivo all'interno dello spogliatoio, credo che possiamo toglierci delle soddisfazioni.